gente del tubo, virtuosi dell'indice UV, feticisti del colpo di sole. Oggi siamo qui con un video di aggiornamento che riguarda il Conky Weather. L'aggiornamento, come potete vedere nell'immagine, riguarda l'indice UV, ovvero ho aggiunto l'indice UV anche per i giorni successivi. Come potete vedere qui, UV, ci sono gli indici UV per ogni giorno. Andiamo a vedere cosa c'è da scaricare. Allora, al link che troverete in descrizione arriverete sempre alla solita pagina, entrerete nella cartella .conky, nella cartella Weather, Open Weather Map e Forecast. I file da scaricare sono quelli che vedete evidenziati, ovvero i Forecast OVM UVIndex RAW.txt, Forecast OVM UVIndex.txt e il Forecast OVM UVIndex.py. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questi file, che ovviamente andranno copiati nella medesima posizione nel vostro disco. Allora, nel forecast OVM UVIndex RAW.txt troverete i dati grezzi, vedete, ovvero con l'indicazione di cosa rappresenta il dato. Nel forecast OVM UVIndex.txt troverete i dati puliti, ovvero solamente il dato. Mentre nel forecast OVM UVIndex.py avrete lo script principale. Andiamo a vedere cosa fa. Qui becca la home in automatico, qui crea gli array, qui ottiene tutti i dati, qui gli scrive i dati grezzi in un file e qui scrive i dati puliti in un altro file. Ovviamente anche qui tra i due apici dovrete inserire il vostro APD. Andiamo a vedere adesso cosa c'è da cambiare all'interno del Conky principale. Allora, qui dovrete scendere. Se non avete modificato nulla potete scaricare tranquillamente tutti i file che poi ovviamente modificherete in base alle vostre esigenze. Altrimenti, se avete già fatto modifiche, il codice che troverete nel file è quello alla riga 110, questo qui evidenziato, che dovete copiare e incollare in un punto appunto che dovrebbe andar bene per voi, e questa prima riga 110 indicherà, come vedete nella figura, l'UV index dei prossimi 3 giorni. Poi l'altra modifica è alla riga 120, è questa che sarà per modificare l'UV index degli altri 2 giorni, cioè il giorno 4 e 5, qui sotto, come vedete nell'immagine. E poi c'è un'ulteriore modifica che troverete qui alla riga 114, questo blocco qui, eccolo qui, da Goto 280, che indicherebbe questa scritta qui, forecast UV index calculated, ovvero questi dati per il forecast degli altri giorni sono calcolati a mezzogiorno. Questo è tutto per il video di oggi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.